Ciao a tutti, Piaderoli. Eccoci a fare un'altra bella partita di Warcraft 3 The Frozen Throne. Sto giro mi trovo in compagnia sia nella game che nel commento del mio ultimo maestro acquisito. Presentati pure. Kevin, Che piacere. è un grande pro. Almeno fu un Addirittura. grande pro, poi. Adesso mi legna tutte le Ora non volte più. che giochiamo. Ma non è vero. Tutte le volte che giochiamo mi legni. Quindi. Alla fine, cioè, io poi non sono sta gran cosa, per cui dai, cominciamo subito a presentare un pochettino la partita, che ne dici? Ok, va bene. Parti tu. Dai, allora io utilizzo i non morti come sempre, vedrete che farò il classico starter non morto con i ragni e il cavaliere della morte, quello che cura, perché comunque nel 2 contro 2 è inutile fare massa ghoul a meno che non hai 2 contro 2 elfi. Quindi può essere una tattica. Mentre invece Kevin, scusa, comanda, presentati tu e coraggio. Io parto con gli umani, faccio uno start classico con l'altare, la fattoria e la caserma per andare di footy, visto che sono versatili e vanno bene contro gli elfi e orchi. Ok, quindi adesso andiamo a vedere cosa usano i nostri, che è già spoilerato il buon Kevin. Uno usa gli elfi, che tra l'altro è molto forte, quello che usa gli elfi, e l'altro mentre invece utilizza gli orchi. Allora, partiamo subito con il replay, partiamo adesso. E vediamo comunque, andiamo un pochettino veloce alle prime parti, solo un pochettino fino ad arrivare proprio almeno all'uscita degli eroi. Pronto a Perché non direi che vi lavorare. facciamo vedere la build Pronto a iniziale. lavorare. Allora, praticamente l'elfo utilizza, noi abbiamo già presentato i nostri eroi, l'elfo utilizza il PTG che sarebbe il druido, insomma, quello l'eroe che usa appunto, come vedete adesso, le radici per intrappolare le uni. E dopo si fa free I nostri esperienza. uomini sono sotto attacco. È un eroe molto fastidioso, mi dà conferma, vero Kevin? Che intanto Kevin Troppo. era andato a fare creeping Operazione con i suoi completata. buoni braccianti. Miliziani. Mi spiega un po' come funzionano. Niente, in I nostri pratica uomini sono fai la sotto chiamata alle attacco. armi e li utilizzi per fare creep. Hanno molte armature, sono versatili pure loro, quindi Pronto a sei lavorare. molto più veloce agli altri a fare creep con gli umani in genere. Sì, ti danno un bel boost iniziale, vai subito a fare i creep. Ecco, qui Kevin ha fatto una mossa davvero, davvero proprio, si è occupato Operazione l'unità per non completata. dare esperienza all'eroe avversario. Questa è una cosa che lui utilizza parecchio, che ho imparato a utilizzare anch'io. Mi sa che me l'ha ammazzata lui però Pronto lì, ci ho all'azione. provato ma... No, è andato te, fidati. Ce l'avevo proprio sott'occhio con quella. Ah, meglio, meglio. E qui è Così non strano. sfiguro, dai. Ma no, è Pronto a giocato da Dio sta lavorare. partita. Io intanto sto facendo creep anch'io, perché se il non morto deve subito arrivare ai livelli alti, perché dà comunque la velocità alle unità con la sua aura e poi deve arrivare il più presto possibile a avere la coil di livello 3, di livello 2. Perché comunque si porta i ragni full, giusto? Esatto, è utile per uccidere, come hai detto. Appunto, quindi oltre che curarti l'unità, la coil si utilizza molto per dare il colpo di grazia agli eroi nemici. Qui intanto Kevin va a rubare la creep vicino all'elfo, questa è un'altra cosa Potenziamento che completato. in genere si fa, io intanto vado a fare scouting con il mio scheletrino mezzo morto. E adesso quindi comincia a fare un pochettino di Mostro creep, l'ideale tutti per quanti. partire. Anche il Blademaster adesso sta arrivando a rompere i Operazione coglioni. Il completata. Blademaster è l'eroe che si è fatto l'orco, quello che si fa, diciamo, come primo eroe classico. E adesso qui vedremo un po', adesso descriverà Kevin I cosa nostri fa uomini sono sotto per cercare attacco. di bloccarlo. Cosa Pronto sto... a lavorare. Allora, adesso mi sta arrivando un Blademaster in base, Ma è già arrivato. credo. Ok, è già arrivato. Mi attacca i peoni, i braccianti. Adesso lo rinchiudo dentro con una fattoria così non può scappare. Perché Chiamo la milizia. se lui anche se è invisibile può passare oltre le unità ma non Operazione oltre gli edifici, completata. quindi così la blocca. E Esattamente. adesso vediamo come fa per liberarsi il buon Blademaster. Si è fatto un bel po' di punti esperienza. Purtroppo, a mie spese, tra l'altro. Intanto sono arrivato anch'io col TP per dare una mano perché stavano attaccando in Operazione due, tre eroe e completata. tutto. Qui adesso è Pronto a rischio a lavorare. l'eroe umano, ovvero l'eroe di Kevin.
però siamo riusciti a seccare un Groot. Questo è molto buono perché smorzi molto lo slancio iniziale degli orchi, già seccando qui solamente un paio di Groot. Perché costano molto, sono lenti ad essere distratti, conferenze, giusto? Ok. Esattamente, ne abbiamo uccisi due comunque, visto? Due, sì. Uno io con una coil e l'altro sotto sempre, con i ragni. Sono sotto attacco. Qui adesso mi sa che mi perdo un ragno, questo non va bene. Lavorare. Perché con quella cazzo di radici mi è in trappola e non faccio, però non ho ricercato il sotterramento. Tanto loro sono là che chiacchierano in chat. Pronto all'azione! Siamo nabi per loro, cioè, permettono. Pronto a lavorare! Intanto il buon Kevin si rifà un po' di piani, che adesso con questo attacco, ma cosa ha fatto il Blade Master? Si è teletrasportato, immagino. Sì, esatto. Io ancora al municipio qui, sono stato veramente lento. Perché ci hanno preso subito la sprovvista, quello. Stai consumando molte risorse a rifarti i miliziani, ne persi parecchi. Adesso noi stiamo andando praticamente a fare Arras invece all'elfo, perché ci siamo curati con l'oggettino degli umani, che è quello, una curata di gruppo molto buona. Così ha curato anche i miei ragni. Paradosso però che i ragni ricevono, cioè l'unità quando ricevono la luce sacra del paladino prendono, cioè, prendono danno. Però con quell'oggettino che curano. Meglio così. Sì, no, però è strano. E qui adesso siamo 2 contro 1 praticamente. Adesso arriva anche il Blade Master a rompere le palle con i suoi orchetti. E qui adesso cominciamo un pochettino ad andare in ritirata perché siamo vicini ai pozzi lunari dell'elfo. Ecco, qui adesso loro mi... Ah no, però no. Perché essendo vicino alla base dell'elfo loro si curano ininterrottamente. Buona sostanza. Qui adesso purtroppo mi surroundano le robe con quelle cazzo di radici, me lo intrappolano e poi mi fanno il surround e qui lo saluteremo perché non avevo il TP, mi sa, adesso non mi ricordo. I nostri uomini sono sotto attacco. Operazione completata. L'eroe del nostro alleato è caduto in battaglia. E qua c'è Blade Master che adesso si sta facendo la fuga. Il bello del Blade Master è che è molto veloce, poi lui ha preso l'oggettino del che è gli stivali qua, gli stivali delle sette leghe. Che adesso mi prendo un altro, cioè, poi è sempre pieno di mana perché io il porca boia tra pozzi e tutto è sempre pieno l'eroe, cioè uso radici e tutto andare, una rottura di coglioni tremenda. C'è già il terzo ragno che mi fa sei con quelle cazzo di radici surround, cioè, anche qua sì, ma non so che sia cosa il ragno surround. Allora intanto è uscito il mio secondo eroe, il buon Lich, che sta andando a, diciamo, a dar mano forte al buon Kevin, che sta ricevendo continue rotture di coglioni dall'elfo. Sì. Allora. E intanto sto rifacendo anche il mio primo eroe, solo che essendo già di livello 2 ci mette già un pochettino di più. Continue rotture di coglioni. Cerchiamo di rinforzare quindi a questo punto le basi. Operazione completata. Qui adesso si è seccato il bracciante per non dare l'esperienza dell'artice a KTG. E quindi ci torniamo un attimino perché non riusciamo ad andare avanti a creepare. Qui sono bravi, erano bravi questi due. Operazione. Qui adesso mi vengono a fare Arras da me. Qui mi seccano pure il ragno, mi sa. Un altro ragno. Perché adesso arrivano i lupi con le reti. Quindi un'altra rottura di palle. Non la so rompere. Tanto con Blade Master già a livello 3 va poco, già con l'invisibilità toglie metà vita. Io intanto mi scontro con l'elfo. Sì, che adesso è rimasta una cacciatrice a poca vita, ma torna indietro perché è veloce, che non è ancora nel nano, non è c'è nulla per fare in modo di stunnare le unità avversarie. Potenziamento completato. E non lo farò nemmeno. Sono sotto attacco. Adesso vediamo spoiler un altro. E io me ne sto un attimo fermo in base. In caso mi sono preso un TP che se lo raddoppiano mi teletrasporto. Però sto molto attento, mi sono un po' ricaricato un po' di unità, insomma. Loro sono molto bravi perché così non ci fanno andare a fare creep. E io mi rimangono gli eroi bassi, che non morto, voglio dire che gli altri alti. Specie contro gli orchi. Operazione completata. I nostri uomini sono sotto attacco. Qui intanto c'è un ennesimo scontro tra Kevin e l'elfo. Però Kevin c'ha comunque il primo eroe di livello 3, che già fa degli elementali belli cazzuti.
Però con quelle cazzo di radici. Oh, riusciamo riusciti finalmente ad occupare una cacciatrice. Ovviamente adesso arriva quel cazzo di Blademaster e tu mi chiedi aiuto. Perché sei un po' nella merda, mi sa che adesso te perdi l'arcimago, quel cazzo di radici, sì. Tra radici e reti. Aspetta, aspetta che forse si salva, no. No, no, me lo uccide. Il nostro eroe è caduto in battaglia. Devo suicidarmelo con le torri, ma provo a prendere una pozione. Vabbè, proprio che. Qui adesso arrivo anch'io in Barunda e cerchiamo di seccare l'eroe degli orchi che crepa. Perché è arrivato lì con poco mana, non è riuscito a fare l'invisibilità. Questa è una buona cosa. Qui secchiamo un altro grunt. Molto buona. Solo che adesso l'orco arriva con quel cacchio di sciamani Taura che cominciano a fare quella magia che disperde i danni nell'unità colpita, quindi i danni vengono dispersi in 4 unità, giusto? Esatto, sono grosse quelle unità, quindi ci metti molto, se viene distribuito il danno. Come la vita, i grunt hanno 700 di vita. Tantissimo. Sì, sì, sono almeno quando con il potenziamento arrivano 700. E adesso il buon Kevin comincia a fare air, perché comunque loro hanno cacciatrici e unità tutte di terra, quindi molto deboli all'unità aeree. Operazione completata. Quindi io faccio intanto la struttura per fare le ombre, quelle che rivelano l'unità invisibile, così almeno il Blademaster lo inquina. E anche se diventa invisibile lo vediamo. Operazione completata. E poi vado avanti a fare potenziare i miei ragni e faccio le torrettine, quelle che curano e danno mana, così almeno curo sia le mie che le sue unità in questo modo. Oh, allora, come abbiamo fatto a vincere questa partita? Adesso lo vediamo. Ma è bella la partita, se... sì, sembrava già, sì, ci avevano belli che assediati. Tanti, vado avanti a fare creep perché voglio portarmi il mio eroe a livello 3. Vediamo se riesco con questo creep qua. No, per poco. Spero ne valga la pena. Qui intanto resuscita il buon arcimago. E adesso dovresti fare anche il nano. Operazione completata. Ricerca completata. No, non lo faccio in questo game. Perché vuoi portare a livello 6 l'arcimago. Potenziamento completato. Esatto, puntavo molto su quello. Visto che ormai... Ah sì, farò un errore di livello 1 adesso. Non serviva molto. Anche perché l'arcimago da livello 5 fa degli elementali che tirano di giù se vuole la vita. Esatto. E poi livello 6. Contro Blade Master, reti, radici, ve lo distruggevano. Sì, sì, infatti. Quindi è meglio portare su meglio l'eroe, il primo eroe. Io bene o male avendo la cura posso curarmi l'eroe, quindi l'ho fatto il secondo eroe. L'hai fatto molto prima, io sono arrivato dopo a teccare. Perché tu hai dovuto sprecare molte risorse per rifare i braccianti per fare un po' di torretta. Io come terzo eroe intanto mi sono fatto il buon signore delle cripte. No, come si chiama? Lo scarafagione. Sì. Cryptor. E qui adesso mi vengono a rompere le palle a me, l'elfo. Però dovrei riuscire a dare una bella saccagnata qua. Perché so comunque sia l'eroe che... Beh, io ho seccato due cacciatrici. Forse il secondo la terra. Perché c'ho l'eroe che con il suo impalamento... sono sotto attacco. No, la terza non ce la faccio. E quindi adesso che ci hanno dato un po' di respiro andiamo avanti a creepare. Tu adesso fai massa air che fa danno magico. Giusto? Fai i draghi. Ah sì, è l'unica cosa che potevo drago, fare. Drago più che altro. È l'unica cosa che potevo fare contro loro. Danno magico contro le armature pesanti. È l'unica cosa che si può fare. Adesso non vi facciamo vedere cosa stanno facendo i nostri avversari, perché almeno così avrete sorprese. Faccio vedere più dalla parte nostra il gioco, così almeno avrete più sorpresa a vedere le unità quando arriveranno. It's hammer time. Perché c'è un sacco di fuori quando riesco a dire. Operazione completata. L'elfo adesso arriva un po'. Poi è pure azzeccato il periodo. Operazione completata. Quindi intanto adesso mi arriva l'orco in banda, si vogliono distruggere separatamente perché pensano che adesso io sono indebolito parecchio. Però riceveranno una bella sorpresa. Intanto vediamo il combattimento con tutti Kevin, che l'elfo batte ritirata perché non poteva fare niente. Operazione adesso completata. Vediamo invece il combattimento mio contro l'orco, quello mando in ritirata.
Operazione completata. Io riesco a salvarmi il rank con l'invulnerabilità in quella battaglia. Ah, beh, per forza, perché c'è un focus della madonna. Mi sa che non mi l'hai secca niente. Giusto giusto. Mi sa che non mi secca niente. Qui intanto riesco a seccare l'eroe nemico. Devo fare il TP. Qui intanto mi sa che muore anche un altro. Sono sotto attacco. E quindi sto combattimentino l'ho vinto io. Operazione tutti e tre gli eroi vivi. Intanto qui c'è Kevin che viene preso alla sprovvista da quel dall'elfo che arriva con le chimere. In effetti è stata una sorpresa. Ma non c'è rimasto. Però dai. Potenziamento. Però rischia già di seccarle. Chita solo andata però. La nostra libero. È sotto attacco. Però riesce a liberarla. Però lui insiste. E tu sei costretto a solo. Cazzo di radici. Le radici sono veramente fastidiose. Ma sì, perché poi l'eroe non può fare niente quando ha quelle radici. Qui intanto l'elfo cerca di fare. Rischia di ammazzarmi perché non avevo oro per prendere la pozione. Grazie a Dio le torri. Ah, il Blade Master, se non l'ho visto. Sì, sì. Ho chiuso immediatamente con la fattoria. L'ho smantellato. Queste sono tattiche da pro. Tanto con l'ombretta cerco di portarla avanti per cercare di beccare i nostri uomini sono sotto attacco. Un'incursione del Blade Master che mi ha messo male. E lui tanto mette via il nemico, mette via le sue buone chimere qua, viene a farle a busso. Qui siamo ammazzati un bracciale. E con le mie torrette cerco di curare anche le unità di Kevin, che adesso non è messo particolarmente bene, sono del Gran Masaia. E comincio a fare i cavalieri falco, che sono quelli che intrappolano le aeree, che sono buonissimi in questi casi. Esatto. Perché praticamente l'unità aerea rimane intrappolata e non può fare niente, non attacca, non può scappare, quindi è una cosa molto buona. Gli levi vita anche. Gli levi pure vita. Che non può. Intanto mi sa che salutiamo. Se sono veloci gli pugri. Fanno 60 di danno, cavolo. Vabbè, sono solo contro l'unità aerea, cazzo, se non facessero molto danno alle unità aeree sarebbero completamente inutili. Tirano di quelle testate. Ah, becco, c'è un becco. Danno delle gran beccate. Però comunque mi sa che subono un po'. Ti sento bassissimo. Ah, non lo so. La nostra miniera si sta esaurendo. Qui ci riuniamo. E adesso dobbiamo cercare di fare l'attacco finale a questa base che sta facendo l'elfo, perché se ci vanno in vantaggio di loro sul cazzo. A Maria anche. E quindi adesso cerchiamo, qui c'è ancora quel cacchio di Blade Master, però io lo vedo, perché c'è la mia ombretta dietro. Questa è una tattica che uso spesso contro gli, quando c'è Blade Master, comunque contro gli orchi. Perché così almeno. I nostri uomini sono sotto attacco del nostro alleato è sotto assedio. Quindi intanto Blade Master ha intercettato i militari del Monkey. Ciao. È fastidiosissimo quello di loro, perché quando vai in passo di vento, quello che diventa invisibile aumenta di poco. I nostri uomini sono sotto attacco. La città del nostro alleato. E adesso cominciamo a dare una bella sartellata all'elfo. Che deve battere ritirato. Mi ha seccato a tutti gli ipogrifi in parte. Dove sono le. Ah, me l'ha mandata. Ecco, questa è la parte dove lui mi manda tutte le chimere nella mia base per distruggermela con la bile. Allora io cosa faccio? Visto che è tutta la base perduta, sotto consiglio di Kevin, smantello tutto, perché i non morti hanno l'abilità che smantellando recuperi le risorse. E poi passo tutto a Kevin, perché tanto l'esercito ce l'ha già tutto pieno e meno lui riesce a farsi l'espansione. Questa è stata una mossa che ci ha fatto praticamente vincere la partita, giusto? Esatto. Grazie a Dio. Metto wow. Che se non me l'avessi detto Kevin non mi sarebbe detto me. Per distrazione quello adesso, no? L'orco va a rompere le palle, infatti vedete che io ho dato 1200 unità d'oro, 900 assi di legno. E non sono probabilmente pochi.
Adesso qui mi sa che sdaliamo completamente l'orco. Scappa purtroppo, però Grunt contro Air non è il massimo. Vabbè. Tippato. Vabbè, per forza, da fare altro. E intanto Kevin ci sta barricando qua in questa miniera. Adesso l'orco sta cercando di prendere l'espansione, ma mi sa che adesso l'abbiamo messo un po' in trappola in questo momento qua. Ne approfittiamo subito per andare nella base dell'elfo. La nostra miniera d'oro è crollata. Quindi sì, ho consultato la mia base, guardate che bella desolazione. Operazione completata. Intanto con l'ombretta proprio. Intanto con l'ombretta sono là che giro per vedere. La nostra città è sotto attacco. Per vedere le altre espansioni. Adesso Kevin e Chimera continuano a rompere le palle alla base di Kevin. Non so qui come ne esce, ma intanto noi andiamo nella base. I nostri uomini sono sotto attacco. E cominciamo a saltare. Ora c'è l'elfo bloccato. La nostra città è sotto attacco. Sì, ma poi non ho capito perché non ha mandato via quelle unità. Vabbè. Quelli che sono dimenticati. Arrivava l'orco. L'orco ha fatto più spesa lui di invincibilità del io in nemico. La città è sotto attacco! In effetti. Ma adesso è morto il Lix. Sì, però lui è morto il mago. Un buono scambio. Operazione completata. Un po'. Non era molto alla pari un Blade Buster per un Lich. Okay, l'orco è morto. L'orco praticamente lo salutiamo. Perché? Adesso mi teletrasporto e uccido le chimere. E quindi capiamo praticamente la fine dell'incontro. Una la salutiamo così con livello 6. Comodissimo ora come ora. In questa situazione specialmente. Le chimere vanno via, ma sono rimaste solo quelle quattro chimere, ma adesso è scusa tutta la base dell'elfo, l'orco non ha più niente, che ha riguardato il risultato praticamente. Ok, vince 1600 di oro. Posso usarli purtroppo. 1200 sono miei. Sei un aguzzino, erano le tasse del mese scorso. Ma è giusto così. Abbiamo vinto grazie alle tasse. Vabbè, sì. Ah, i miei draghetti comunque hanno fatto un buon lavoro. È stata una mossa veramente. Poi è pesa con i draghetti. Massati così. Praticamente sono grossissimi. Poi rallentano. Hanno 1350 di vita. Sì, sì. Sono... avevo pompato i prima non fare 150 di vita. Sì, ma avevo. Sono pompati tutti in attacco. E quindi adesso mi sa che loro tra poco ci saluteranno, perché ormai è rimasto, cioè lui intanto è andato a fare a prendere la base che avevo scoperto con l'ombra dell'orco, e quindi proprio gli togliamo tutto l'oro, perché nelle basi l'oro è finito, nelle basi principali. La nostra città è sotto attacco. Ritorno nelle quattro chimere. Operazione completata. Sono nella mia base. Sì, ma da cui vado ora. Sì, non servirebbe neanche perché tanto si è spostato tutto da un'altra parte. Adesso mi dovrei teletrasportare. Sì, in teoria sì, lo aspetto anch'io. Operazione sull'altare, completata. Esatto. Infatti. Perché l'abilità. Che rimuoiono tutte. Sì, sì. Perché l'abilità al sesto livello dell'Arcimago è quella del teletrasporto. Ne rimane una viva. Okay, no, no, muoiono tutte. Perché due sono intrappolate nelle pastoie. Sì, sì, sì. Uno lascia le partite intanto. E adesso lascerà la partita anche l'altro. Direi. Vittoria. E quindi ci aggiudichiamo un match che comunque è di due avversari forti che all'inizio ci avevano dato parecchio filo da torcere perché si facevano Aras continuo. E poi abbiamo ribaltato la situazione. Tu cosa ne pensi di questo match? Grazie alle tasse. Grazie alle tasse. Dai i tuoi commenti a freddo del match. Vediamo.
te cosa ne pensi? Beh, è stato... Ci hanno rallentati un sacco all'inizio, però poi per fortuna siamo ripresi. Veramente grazie alle tasse, quello. Poi ha resistito un sacco Piada qui, il leggendario. Mi ha paraculato tutto il game. Ah beh, ero sempre in base da te, capito? Ero sempre da te, allora... Un poverino, cioè. A me sono venuti una volta. Mi odiavano proprio. Perché avevano intuito che era il più forte. No, vabbè, l'umano. Okay, ma che? L'umano in genere è più preso di mira. È vulnerabile. Che non morto, è un po' più chiuso, si chiude tutta la base, si mette le torrette upate, dopo diventa un po' difficile, se poi ci tippiamo bene, li inculiamo, se vengono. Effettivamente. Per cui dai, è stata una bella partita, votate e commentate, fateci sapere cosa ne pensate e basta, ci vediamo alla prossima, adesso ne faremo diversi, ogni volta che verranno fuori delle belle partite le commenteremo insieme. Per cui vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Ciao a tutti da Piadarolo e da... E Kevin. Ciao a tutti.